stile foggiano, la mia terra la amo, dall'Appennino Down alle spiagge del Gargano, stringimi la mano, pronto per il viaggio nella terra che viviamo tra campi di grano e rosso dei pomodori, che resta nei cuori di chi poi va fuori per una vita amara che costa troppo cara, questa lontananza dalla culla dell'infanzia. Ciao Vladi, ben trovata, ti saluto e insieme a me ti saluta la città di Foggia. Siamo tutti in attesa di conoscere il risultato dell'Isola dei Famosi. Al di là dei nostri auspici, sono convinto che tu sei tra i più accreditati, tra coloro che possono vincere questa impresa per la tua intelligenza, la tua versatilità, le tue capacità di adattamento. Tra l'altro ti informo che un giornale locale invita Ciliberti, il sindaco, ad andarsene sull'isola e te a venire qui a fare il sindaco. Hai visto mai che succeda anche questo? Ti aspettiamo, abbiamo in serbo per te molte sorprese e tra l'altro alcuni amici ne hanno già preparata una. Non me lo ricordo. Beh, sì. è un gruppo emergente foggiano che mi hanno anche dato il CD. Tavola 28. Perché in foggiano dire tavola 28 vuol dire un po' fare un po' di bordello, un po' di casino. Un po' di bordello, sì. Allora tavola 28. Sì. Tra l'altro so che insomma il sostegno della mia città d'origine è stato molto forte, voglio anche ringraziare Emilio che è uno dei più grandi tifosi del Foggia, sì. Che so che mi ha molto sostenuta, insomma, in questa avventura. Beh, non solo lui, devo dire, è stata veramente una grande isola in cui tutti voi avete avuto sostegno veramente di tanta parte.